E la mascherina? Sto nell'ascensore dei servizi apposta. Vabbè, ho capito, non è che il coronavirus non entra dentro l'ascensore dei servizi, eh? Ma non so, due piani. Prendi. Lo sto cercando di smettere. E poi sono vaccinato. Ma è proprio necessario. Cosa? Lo spray qua dentro, siamo bloccati, l'aria è poca. Ma appunto, l'aria è poca e ce la igienizza, no? Però effettivamente. Sicuro che sei vaccinato? Ma sì, l'altro ieri ho fatto il richiamo. E poi mi si è attaccata pure la monetina sul braccio. Ma poi so io che puzzo, c'è una spazzatura! Vabbè, ho capito, infatti ho preso l'ascensore di servizio, no? E te perché hai preso questo? Non volevo disturbare, c'avevo paura di svegliare. Sei andato a giocare nella scossa di tua moglie? De mamma. Sto male. Ma non c'è qualcosa nella borsa? Qualcosa? Ma che c'è? Manca l'aria, ne so. Stiamo qua dentro. C'è un po' di zucchero, un po' di acqua. Aspetta. C'è il caffè. Il caffè? C'è il caffè nella borsa. Ma scusa, senza caffè, non si sa mai come può succedere. Ma non c'è qualcosa da mettere in bocca, ne so. Aspetta. Mi dici che sei pure intollerante al lattosio. E comunque questo è senza lattosio. Ma visto che c'è tutta sta roba, se non c'hai il Prozac. Certo. No. Aspetta, ho un po' di acqua. Grazie. Poi ti sei attaccato. No. Mezz'ora che sono in guardia. Vabbè, ma 14 agosto è venerdì. Ma chi ci sente? C'è nessuno. Vabbè, c'è tua madre. È sorda. Mannaggia di Rocco, ancora non riesce ad aprire la porta. Rocco? Mia madre sta sulla carrozzella. Pure. Ma non ci prendi l'acqua. Ti sei attaccato? Cos'è che sto pensando? Una cosa in comune c'avevamo noi. Abitiamo nello stesso palazzo. Non nascemo, dai, parlo degli attacchi di panico. Te credo. A 40 anni con mia madre. Ah, io ce l'ho. Per lui che c'ha gli attacchi di panico. No. Ecco, ho divorziato da poco da mio marito. Però Rocco. Rispetto a tuo marito. Beh, ma io ho un cane per marito che è marito cane. Quanto tempo sarà passato? Ma che ne so, io manco c'ho l'orologio. Ma non c'è il cellulare là dentro. No, sono contrario. Va a finire con la geolocalizzazione, quello mi controlla pure quando vado a buttare il mondizio. Ma chi Rocco? Ma che è l'ex mio? Dunque, abbiamo dormito. Che so, sarà mattina. Tu l'avevi fatto una partita a carte? C'era pure le carte dentro la borsa. No, quelle le avevo buttate. Ma perché Rocco non sa giocare? E cane. Chissà come sarò preoccupato Rocco. A Rocco stai pensando. Pensa a mia madre, soffre di cuore. Pure. Sono cliccata. Mi serve un massaggio. Ma che ci sta però? No, sono fisioterapista.
No, io non lo faccio toccare adesso. Dai, ho imparato per mamma. E così dai. Non si è mai lamentato nessuno. E mamma? È muta. Cure. Ha fatto il vaccino. Sono moderna. Oh, c'è sta, prova. Mi hai detto che sei moderna. Il vaccino, non io. Vabbè, Pfizer e Moderna sono compatibili, no? Vabbè, allora... No, speriamo che mo' ci riassorba nessuno. E mamma? È morta. E Rocco? Un pelus. Pure. Cosa fai? Se mi chiami e non rispondo, forse non la mi conosci. Ti sei reso e mi capisci, il carattere è un po' strano. Oggi rido e poi sparisco, fammi leggere la mano, nel futuro ti rapisco. Dimmi dai, sei confuso e divertito, stravagante e porto guai, come tacchi il mio infradito. Ma qualcosa che tu vuoi, non dà più scontato niente.